giustizia non è linguaggio, non sono parole di cui non si vede il suono. I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison.
Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntas. Gratias agimus Divi, propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus Rege Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Gesù Cristo, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere. Suscipe deprecazione nostra, qui sedes ad desteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus. Solus Altissimus, Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei preghiamo. O Dio, che hai plasmato con il tuo spirito di verità e di amore il Santo Vescovo Barso e lo hai posto nella tua Chiesa per illuminare la comunità cristiana con la parola e la testimonianza della vita, concedi a noi che lo veneriamo come patrono di servire con carità i fratelli e di custodire la fede che Egli ci ha trasmesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio:
Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione. Là riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. Parola di Dio. Il Signore è fedele per sempre. Il Signore è fedele per sempre. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. Perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Il Signore è fedele per sempre. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza. Di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Il Signore è fedele per sempre. Ho trovato Davide, mio servo. Con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Il Signore è fedele per sempre. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà. Tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Il Signore è fedele per sempre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti,
Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. La liturgia della parola che abbiamo ascoltato ha come tema centrale quella del pastore.
lo stesso tema che è come fulcro intorno al quale si muove tutta la festa del nostro santo patrono. Nella prima lettura è Dio stesso che assicura il proprio popolo della sua premura e per questo si identifica nel pastore. I verbi che usa sono rassicuranti ed esprimono un'attenzione a dir poco sorprendente. Egli cercherà, avrà cura, passa in rassegna, raduna, riconduce per introdurre nel riposo e far pascolare in pascoli rigogliosi. Nessuno è escluso dalla sua premura e dalla sua attenzione, anzi, chi ha problemi sarà oggetto delle sue cure, prima e come e anche chi sta bene. La promessa che Dio fa attraverso il profeta Ezechiele si colloca in un momento specifico, come sappiamo, della storia del popolo di Israele. Esso viene fuori da una guida che lo ha spinto all'idolatria, i falsi pastori, i briganti, e lo ha condotto alla dispersione e all'esilio. Ciò induce il Signore, che a più riprese ha guidato il suo popolo attraverso l'azione di vari sovrani che si sono susseguiti alla guida del popolo, a scendere direttamente in campo, senza esitazioni. È facile, fratelli e sorelle, cogliere in questa premura del Signore, in questa azione del Signore, quello che accade oggi. La situazione che viviamo e nella quale siamo immersi ormai da un po' di tempo e che non finisce mai di sorprenderci in senso negativo, se vogliamo, no? Anche. Ecco, però la parola ci fa sicuri che Dio non si tira indietro, non si tira fuori dalle vicende umane, è comunque impegnato con noi, con ogni uomo. Non è una cura quella del Signore un po' generalizzata, è specifica, personale, indirizzata a ciascuno, come abbiamo letto, no? Nel profeta Ezechiele. Nessuna condizione, nessuna indifferenza e nessun rifiuto ne riesce a fermare l'azione, a demotivarne l'intervento. Anzi, la promessa di Dio non è quella di un uomo infingardo e ingannatore o di chi cerca di vendere fumo. È già un fatto ed è un'opera nella storia, ha un volto e una persona, Gesù Cristo. Lui è la premura di Dio per noi. Come diremo tra poco nel Credo. Paolo, nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, ci parla di un mistero nascosto nei secoli e ora diventato manifesto. In Cristo Gesù la promessa è diventata un fatto e tutti sono interessati e raggiunti, coinvolti, direi. Il brano del Vangelo ci fa vedere Gesù in azione, percorre tutte le città, i villaggi, insegna, predica, cura. Egli è segno e presenza della compassione di Dio. Dio non giudica, usa misericordia. Dio non condanna, si fa carico del nostro peccato. È veramente affascinante questa parola riferita all'azione di Dio nei nostri confronti. Essa annulla il distacco e l'abisso infinito che c'è tra il creatore e la creatura, sottrae alla visione della nostra intelligenza l'onnipotenza e l'inaccessibilità di Dio e nasconde al nostro spirito religioso quell'innato timore e tremore che l'idea di Dio porta in sé. Ci fa ritrovare accanto, dentro le nostre vicende, compromesso nelle nostre situazioni,
anche quelle che per definizione non gli appartengono, sì. Il peccato e la morte non appartengono a Dio, ma Lui ci si è calato nel suo figlio Gesù. Non avremmo potuto mai pensarlo o immaginarlo così. Anzi, dobbiamo dirlo francamente, forse, no? Facciamo fatica a pensarlo così. Lo rimandiamo subito, sì, lo diciamo, Padre nostro che sei nei cieli. Ma i cieli non sono, non è quello, il cielo è qui. Padre nostro che sei nei cieli, di ognuno di noi, nel cuore di ognuno di noi che siamo figli. E anche dopo aver riconosciuto e creduto il suo amore, ci vuole ben poco a ricollocarlo nella sua staticità, nella sua impassibile alterità, non riconoscendone e accogliendone la vicinanza nella concreta, nelle concrete vicende che ci disorientano. Può risultare scandalose o folle un Dio così, ma è l'unico vero Dio, quello così, non ce ne sono altri. È qui, adesso, tra noi e per noi. Parla con parole a tutti comprensibili e non con un linguaggio complicato e astruso, accessibile a pochi. E ancora più ci sorprende per il fatto che nel pane eucaristico si consegna a chi vuole accoglierlo entrando in comunione profonda con Lui e lo introduce nella vita di Dio. È stupenda l'ultima lettera apostolica che ci ha regalato Papa Francesco, proprio sul mistero dell'Eucaristia. Mi auguro che nelle nostre comunità si abbia tempo e spazio per meditarlo singolarmente e personalmente. Ha un titolo che fa riferimento all'inizio della narrazione dell'ultima cena di Luca: ho desiderato ardentemente mangiare questa cena con voi. Questo è vero adesso. Vedete, noi stiamo qui, io sto qui e ognuno di noi sta qui perché risponde a un desiderio che ci precede. È quello di Gesù che ci vuole qui per incontrarci, per donarsi. Questa è la verità della nostra fede. Questo è il senso di ogni Eucaristia. E in questo modo si prende cura, si curva verso di noi. Occorre entrare in quella compassione, proprio come dice di fare l'Apostolo Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato. Completo in me quello che manca alla passione di Cristo. Significa accolgo nella mia vita questo amore, questo desiderio che Dio ha di farsi tutt'uno con me, di condividere la mia esistenza. Se Lui si è fatto in tutto simile a me, tranne il peccato, assumendo e condividendo la mia condizione in tutte le sue dimensioni, io entro in comunione con Lui, riconoscendolo e accogliendolo presente nelle varie situazioni della mia esistenza e nelle singole persone che mi vivono accanto, fino ad essere disposto a dare la vita. San Francesco, rivolto al crocifisso, pregava: «O Gesù, che sei morto per amor dell'amor mio, fa che io muoia per amor dell'amor tuo». A questo punto, a quel punto, l'esperienza del salmista diventa la nostra. Il Signore è fedele per sempre. Egli è mio Padre, mio Dio, mia roccia, roccia della mia salvezza.
le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore, e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio, è adorato e glorificato. Per mezzo dei profeti, credo la Chiesa una santa cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, raccolti in questa santa assemblea per celebrare la festa di San Basso, rivolgiamoci umilmente al Padre perché accolga le nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo: Padre Santo, ascoltaci. Padre Santo, ascoltaci. Per la Santa Chiesa di Dio, sostenuta dallo Spirito Santo, superi ogni tentazione che viene dal mondo e operi incessantemente a edificare nella giustizia il regno di Dio, preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per i governanti delle nazioni che sembrano prediligere le contrapposizioni, le logiche di potere, il ricorso alle armi e la follia della guerra, lo Spirito Santo li guidi sulle vie del dialogo, del disarmo e della pace, preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per la nostra comunità diocesana, fedele alla tradizione consegnataci dai padri, sappia custodire il dono della fede, tramandarlo alle nuove generazioni e testimoniarlo con l'esempio dell'unità e della carità. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per i pescatori della nostra Termoli, che traggono il loro sostegno dal mare e dalle sue ricchezze, perché insieme a loro impariamo a considerare la terra non un regno da saccheggiare, ma un dono
da custodire e proteggere. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per tutti i lavoratori del mare, la protezione di San Basso renda più sicuro e fecondo il loro lavoro e nelle difficoltà della vita, come nel mare in tempesta, sappiano rivolgersi a Lui con fiducia e speranza, certi della Sua intercessione. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per noi qui riuniti a celebrare l'Eucarestia e a glorificare Dio che suscita santi come il nostro patrono Basso nella sua Chiesa, perché il Signore ci rinnovi e santifichi per la sua gloria e per il maggior bene dell'umanità. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Ascolta, Signore, le preghiere della tua Chiesa, che a te si rivolge con fede e ricolmala di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. La tribolazione.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora, gloria del tuo nome. Accetta, Signore, i doni che ti presentiamo nella solennità di San Basso, del Vescovo Basso. Scenda su di loro la rugiada della tua benedizione e diventino per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per un misterioso disegno del tuo amore hai permesso che il tuo unico Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, entrasse nella nostra vita per fare entrare noi nella tua. Egli, come servo fedele e giusto, stese le braccia in segno di riconciliazione e ci lasciò un esempio, predicando il perdono dalla cattedra della croce. Allo stesso modo, condividendone le sorti, il Santo Vescovo Basso non temé la morte per amore della vita e come pastore saggio e devoto si consegnò ad essa edificando il gregge da te affidatogli. Noi, con tutti gli angeli del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Basso e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianfranco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Ti affidiamo anche il nostro fratello e sacerdote Rocco e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo del viso scambiate gli intenti. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. Per la comunione il Vescovo distribuirà davanti al palco nel corridoio centrale quattro sacerdoti ai quattro angoli della piazza. Ognuno raggiunge il posto più vicino. La comunione viene distribuita soltanto sulla mano, in fila per uno, possibilmente un po' distanziati. Thank you.
di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Preghiamo. Il pane eucaristico che abbiamo ricevuto fortifichi e rinnovi la tua famiglia, Signore, perché custodisca sempre il dono della fede e cammini fiduciosa sulla via segnata dai suoi pastori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ora che fra i cori angelici cingi di gloria un serto, presso le insigne martire, dovuto al tuo gran merito, benigno arrivi al cantico che a te li diamo qua giù, qua giù. Benigno arrivi al cantico che a te li diamo qua giù. Gran santo che